Quando partiva questa sirena che aveva un suono che fortissimo e lunghissimo, che sembrava che non finisse più, voleva dire che c'è stato l'incidente. Se riprendeva nuovamente, quindi nel mio immaginario, sempre più forte e sempre più lungo, voleva dire incidente grave. Se partiva la terza volta, voleva dire incidente mortale. Trebbia ha lanciato una campagna sui cambiamenti climatici, The Great Meltdown. L'obiettivo è sensibilizzare e educare le persone al cambiamento climatico. E questo ghiacciolo è il simbolo della nostra campagna. Ci stiamo sciogliendo. Andava I sette luoghi più agghiaccianti d'Italia con 3B. Niccolò l'ingegnere, Roberto l'agronomo, seguiteci, si parte. Vogliamo scendere? Siamo sulle Alpi Apuane. Queste montagne hanno una strana nomea, le chiamano le montagne che scompaiono. 20 anni fa qui c'era una bellissima montagna, c'era del verde, ma con le nuove tecniche di scavo, di cavatura, abbiamo velocizzato l'estrazione così tanto che negli ultimi 20 anni abbiamo estratto molto di più che negli ultimi 2000. Siamo alla prima puntata dei sette luoghi più agghiaccianti d'Italia. Venite con me perché voglio raccontarvi come l'uomo può distruggere le montagne. Le Alpi Apuane ci hanno regalato e ci stanno regalando uno dei materiali più preziosi al mondo, il marmo. Questa montagna ha un beneficio. Ha il marmo, uno dei marmi, forse il marmo più pregiato, interessante e pulito del mondo. Ed è per questo che lo esportiamo in Kuwait, lo esportiamo negli Stati Uniti, ci abbiamo fatto musei, abbiamo costruito le torri. Questo marmo è il simbolo dell'Italia all'estero. Ma a quale costo? Abbiamo mangiato negli anni questa montagna, abbiamo estratto l'equivalente, ogni anno estraiamo l'equivalente di quasi 50.000 abitazioni all'anno. E dove lo mettiamo questo marmo? Lo mettiamo nelle case sicuramente. Ma buona parte, il grosso di questo marmo lo estraiamo come derivato. Lo polverizziamo, lo usiamo all'interno di dentifrici, uso cosmetico, uso medico. Tutto sta portando però a un problema non trascurabile. La montagna sta cedendo e ci sta urlando di smettere, perché i rischi sono tanti, i problemi agli ecosistemi stanno diventando sempre più pressanti. Cioè, vabbè, sì, il territorio è cambiato, è cambiato il metodo di estrarre questo marmo, che il marmo praticamente viene estratto da 2000 anni a questa parte. Cos'è successo? È successo che comunque, vabbè, la tecnologia è andata avanti e in poche parole è stato estratto più marmo da 40-50 anni a questa parte, che da 2000 anni a 50 anni fa. Ci siamo capiti?
Ma perché stiamo facendo questo viaggio? Ma perché il cambiamento climatico è sempre più rampante, ci stiamo sciogliendo. E questo a causa di numerosi problemi che abbiamo noi umani causato. Pensi esempio al sovrasfruttamento delle risorse. Quindi parleremo in questo tour proprio del sovrasfruttamento delle risorse e di come l'uomo sta abusando della terra e sta distruggendo gli ecosistemi. Guardate la ferita inferta dall'uomo alle montagne. Guardate le cave, la distruzione dell'ecosistema, dell'habitat. Insomma, la montagna lì cosa? Lì era... lì era boscata. Vedete tutte le montagne, vedete tutto il bosco. E questo è quello che rimane. Però basta guardare qua di fronte per farti capire quello squarcio lassù. 10 anni fa non c'era. Era una punta. C'era tutto il monte, c'era tutto il monte con il verde. Il tour parte da qui perché questo è un chiaro esempio di distruzione di un ecosistema, di sovrasfruttamento. In questo caso l'uomo è andato a distruggere delle montagne e quindi l'ecosistema di queste montagne, la flora, la fauna di questo ambiente. Oltre a questo ha aumentato enormemente il rischio idrogeologico di questo territorio. Scavando nelle montagne ha modificato i deflussi dell'acqua e questo aumenta considerevolmente la quantità e la possibilità di frane e di alluvioni di questo territorio che danneggiano sia l'ecosistema che anche i minatori, quelli che lavorano in queste cave. Inoltre tutto questo bianco che vedete è la marmettola. La marmettola non è altro che una polvere che è ricavata, è un rifiuto che deriva dal taglio del marmo. Questa può andare a inquinare le fonti acquifere di questo territorio in cui sono davvero presenti numerose fonti acquifere e sorgenti e quindi recare un danno non solo all'ecosistema terrestre ma anche all'ecosistema marino. Auguriamoci, io ho già visto due alluvioni, una nel 2003 che ti ripeto praticamente, guarda, questo periodo di caldo attuale l'abbiamo avuto nel 2003, in settembre è arrivata un'alluvione pazzesca, questa casetta sembrava una barca, mancavano più i remi, te posso garantire, però fortunatamente ha resistito perché c'è sto marmo o perché c'è il Sant'Antonio che ci protegge, perché a un certo punto quando ti trovi in difficoltà ti ci stiamo sciogliendo letteralmente. Ora scendiamo dal bianco di Carrara, andremo al bianco del mare. I cambiamenti climatici sono sempre più attuali. Abbiamo così lanciato la campagna di Great Meltdown. Guardate il nostro film perché non finisce qui. Questo documentario, The Great Meltdown, ha lo scopo di mostrare e far capire in che modo l'uomo sia stato capace di modificare gli ecosistemi e il nostro clima. Analizzeremo luoghi simbolo del sovrasfruttamento umano e capiremo quanto la nostra terra è resiliente al cambiamento climatico. L'uomo è stato incurante di quello che la natura ci ha regalato. Abbiamo distrutto le montagne, alterato il mare, inquinato le nostre falde. I fiumi si sono prosciugati e abbiamo reso il suolo completamente sterile. Abbiamo inquinato l'aria e ora i ghiacciai si stanno sciogliendo.